mi sa che abbiamo qualche minuto. Ah, piacere, sono Giacomo Orselli, sono un mediatore familiare. Mi occupo di coppie separate che non riescono a comunicare. Beh, certo, quando si presentano. Ho una teoria infallibile sulle separazioni. Prendete i coniugi di Bella, il mio prossimo appuntamento. Loro neanche pensavano di aver bisogno di aiuto. E invece. Perché noi siamo civili. Perché noi comunichiamo. Pensa a tutte quelle coppie che si separano e che litigano tutto il tempo. E noi non abbiamo mai litigato. Non negare! Mi hai fatto vedere il kit al cameriere, t'ho visto! Luca, ma sei scemo! Ma che cazzo dici? Ma allora se ti ha portato tutto quello che hai ordinato! Visto? La mia teoria non riguarda direttamente i coniugi in via di separazione, riguarda gli altri. Quelli che hanno a che fare con una coppia in via di separazione, come gli amici. Eppure Luca e Elena che si separano. E ora con chi andiamo al cinema? Che Da soli. tristezza. O i vicini. Ma, beh, veramente io sono andando a comprare le No, 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 lei ora sta qui, ascolta perché poi mi serve come testimone al processo e poi che cosa se ne fa delle medicine che c'ha una salute di ferro. E cuore, vene, pressione. Pure il cuore. Eh no, allora il processo così non mi ci arriva. Grazie, grazie, grazie. Io con te. Sicuri, eh? Grazie ancora, arrivederci, Arrivederci. arrivederci. O come i fratelli. Ciao Elena, grazie che mi ospitate per queste prime settimane qui a Roma. Io non avrei saputo dove andare. Crepa! Benvenuto. Ma gli fate uno stemma? No, no, tu stai qui, 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 qui devi stare, qui, perché devi tenere la posizione. La posizione? Che fai dei soldi? Ma sì, so, mettili via! Chi è? Eh sì, potrà sembrare strano, ma sono proprio loro le prime vittime di una separazione. Amici, fratelli, vicini, genitori, figli, se ce ne sono. Non può stare da me, dormo in albergo. Non può stare neanche qui, cazzo. Ho appena cacciato di casa te e mi tengo tuo fratello. Preferivi mia madre? Non provare a far venire tua madre, se no. Se no cosa? Tieni pure il resto. Stanno cercando di comprarmi. Ma nonostante questo, è importante che chi sta vicino ad una coppia in via di separazione collabori al processo. Perché questo è un processo, un percorso. E una tappa di questo percorso può essere fatta in questo ufficio. Beh, volendo. Cosa? Ma quali telefonatine? Sono un avvocato! Erano telefonate di lavoro! Anch'io sono un avvocato, ma non sto sempre al telefono con i clienti. E che ti devo dire? Ne avrai meno di me! Ah, io non meno di te! Ah, non meno di te io! Brava, questa, guarda, questa è proprio buona! Ma perché ci hanno invitato secondo te? A me avevano detto che andavamo al cinema. Ah. Gli alimenti! Tu vuoi gli alimenti! Hai detto che c'hai più clienti, quindi guadagni di più e allora io voglio gli alimenti. E il televisore, perché l'ho pagato io e me lo porto via. E a chi è stata la fattura? A me, quindi è mio. Chi l'ha portato su per le scale? Il ragazzo del negozio. Perché gli hai fatto vedere le tette, ecco perché, non negare! Che poi io forse la conosco una persona che potrebbe aiutarli, eh? Dici un esorcista? Chi? Tu chiama le pizze, io chiamo l'esorcista. Il ragazzo del negozio. Ragazzi! Ho fatto una cosa. No, amore, non è il momento di attirare l'attenzione, anche te. Ah no, ho fatto una cosa per risolvere la situazione. Oh, bravo! Hai chiamato un taxi! Ma no, un mediatore familiare! Chi? Il dottor Uzzelli è un amico, io gli ho detto se veniva subito e lui. Cosa? Ma sei matto? Sì, ci mancava un mediatore familiare. Ma no, No, aspettate! Marco, sai no e no. È roba da pazzi! Ma se neanche sai cos'è un mediatore familiare? No, lo so cos'è un mediatore, lo so, lo so! Ragazzi, fatemi parlare. Il mediatore familiare è una figura costituzionalmente Vabbè, ora riconosciuta. basta, ci penso io, basta. Ah, ecco, giusto te, vieni, vieni, vieni. Me l'aspettavo più vecchio, eh. Allora, sei venuto a mediare le posizioni sono due, guarda. Una te ne vai con un calcio nel culo, due te ne vai senza calcio nel culo, quale preferisci? Ma che ho fatto?
Perché usare la violenza? Perché hai sbagliato lavoro, ecco perché. Mamma me lo dice sempre. Trovati un lavoretto, no? È un lavoretto, già porto le pizze. Come porti le pizze? Come? Senti, vieni caro, lascialo perdere, è un demente totale. Quanto ti devo? Perché? Aspetta, ma com'è sta storia? Vieni caro? Caro cosa? Perché caro? Perché ti chiama caro? Perché lo chiami caro? Ti ha fatto vedere le tette? Tette? Ti ha fatto vedere le tette? Gli hai fatto vedere le tette? Gli hai visto le tette? Le tette? Sì, gli hai visto le tette? Ma gli hai fatto vedere le tette? Gli hai fatto... Aspetta, vieni un po'. Parliamone un po' di sta cosa. Gli hai parlato con me. Aiuto! Aiuto! Luca! Ed eccoci qua. Quindi mi raccomando, non abbandonate i vostri amici che si stanno separando, stategli vicini. Perché ricordatevi che gli ex coniugi possono essere pesanti, noiosi, insopportabili, ma sono sempre esseri umani. E anche se alle volte possono sembrare un incubo, beh, vi assicuro, non sono pericolosi. Facciamogli un bel in bocca al lupo e finiamolo.